5 camere, abbiamo una piccola sala ristorante e possiamo dare da mangiare sia le persone che ci tornano qui da noi che le persone di passaggio. E noi offriamo un menù fisso, non abbiamo un menù alla carta, questo proprio per una scelta etica, non vogliamo sprecare cibo, quindi preferiamo ogni giorno guardare cosa il nostro campo ci offre e cucinare prodotti freschi. Quindi io la mattina parlo con Claudio e lui mi dice: guarda, ho questo, questo e quest'altro, gli dico di cogliermi determinate cose e io in cucina di lavoro. Facciamo molta attenzione a tutti i problemi alimentari che sono venuti fuori in questi ultimi anni, quindi quando una persona prenota una cena noi vediamo sempre: hai qualche intolleranza alimentare oppure hai fatto una scelta alimentare particolare. Può essere vegetariani semplicemente o vegani o addirittura crudisti. E quindi le persone scelgano. E gli chiediamo anche se c'è qualcosa che non gli piace, perché è molto più semplice cucinare un qualcosa che piace che trovarsi nel piatto qualcosa che non detesta. E le persone ho visto che l'hanno apprezzata questa cosa e gli piace anche lo spirito di convivialità che noi offriamo. Noi mangiamo sempre con gli ospiti, almeno non ci sia la sala piena e non ce la facciamo a servire e stare a tavola, poi tendenzialmente mangiamo con loro e molti vogliono proprio mangiare con noi in un ambiente molto più familiare. Sono tutti molto curiosi delle cose che facciamo, quindi anche chi normalmente non è dentro l'ambiente dell'agricoltura, della coltivazione biologica, è curioso di sapere di come facciamo le cose, di camminare nel campo con Claudio la mattina, cogliere con noi la frutta, la verdura. Che tipo di turista arriva qui? Ma da dove? Straniero, italiano? Ma noi siamo aperti a febbraio, mezza all'ora da mattina. E quindi non è che abbiamo uno storico enorme, per quello che ho visto fino adesso è omogeneo, non posso dire abbiamo avuto più italiani o più stranieri. Diciamo che gli italiani vengono il fine settimana, gli stranieri vengono durante la settimana, sono molto più furbi perché hanno un servizio più economico perché le camere costano meno durante la settimana, sono molto più coccolati perché alla fine sono in meno e quindi riusciamo a stare lì più dietro anche a livello della chiacchiera, del consiglio, della ricetta, insomma. E questo è un po' quello che cerca il turista straniero, cioè non vuole più il grande albergo anonimo dove c'è un fantastico concierge che sa sicuramente tutto in tutte le lingue, però che non ha quell'approccio familiare e morbido. Noi siamo molto elastici, ad esempio la colazione la serviamo dalle 8 a mezzogiorno, questo perché io personalmente quando viaggio odio che mi viene dato un'ora per fare la colazione, perché se ho fatto tardi la sera sono obbligata a svegliarmi per mangiare oppure spendere altri soldi per andare a fare colazione fuori. E abbiamo un check-in e un check-out, però se i clienti ci chiedono di rimanere un po' di più e noi non abbiamo l'urgenza di affittare subito la camera, li concediamo la giornata intera. E tutto questo rende la cosa molto morbida, le persone si sentono subito rilassate.